Attenzione, il seguente video è una rivisitazione italiana di quello realizzato da Fallenbref. Per maggiori informazioni o eventualmente i download dei mondi, visita il video originale cliccando in questo momento qui in alto a destra. E bello per YouTube che sono benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vediamo una cosa particolare, come avete visto nella intro. Oggi vediamo un circuito non di Il Manco, bensì di Fallenbref. Di che circuito stiamo parlando? Si tratta di una conveyor belt per mob. E non solo, infatti come vedremo può funzionare anche per esempio Armo Stand, che mob non è il termine che si addice meglio. E sì, non è la più veloce al mondo, è una 10 blocchi al secondo, non 20 come solitamente siamo consueti a leggere. Quindi vediamolo un paio di volte in funzione. Come vedete qua riesce a trasportare tranquillamente tutti quanti gli Armo Stand nel vuoto. E la cosa ancora più bella è che è compatibile anche con i mob e con le entità alte solo un blocco. Basta semplicemente sostituire qua sotto con dei cobblestone wool i vari oggetti. E qua se attiviamo la TNT, adesso l'attiviamo e attiviamo anche il notblock, come vedete riesce tranquillamente a trasportarla fino in fondo. Non fate caso a tutti i bug grafici, in realtà riesce tranquillamente a funzionare. Quindi attiviamo la TNT, attiviamo il notblock e come vedete riesce tranquillamente a trasportarlo. Veramente veramente un circuito molto pulito e solo spesso due, e come vedete molto molto semplice da costruire. Passiamo subito a vedere come costruirlo. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una serpentina su e giù di pistoni appiccicosi in questa maniera qui. Lo faccio lungo veramente poco per comodità, perché non ho tanto tempo per registrare questi video, sono veramente di corsa. Poi mettiamo degli observer verso il basso in questa maniera qui. E poi sopra ci mettiamo dei ripetitori, tutti quanti a ritardo 1, ed è qua che nasce il 10 blocchi per secondo. Successivamente qua ci possiamo mettere delle botole, qua, qua e qua, dove ci sono tutti quanti i buchi, in questa maniera. Dove c'è la botola, guardiamo la botola, e altrimenti lo mettiamo sopra. Diciamo la stessa forma degli sticky piston, ma un blocco più in alto, in questa maniera qui. Poi successivamente facciamo l'attivazione, che è semplicemente un observer in qualsiasi direzione che punta nel repeater, quindi in questa maniera qui. E qua davanti ci mettiamo un ripetitore al massimo ritardo in questa maniera qui. Poi nel ripetitore al massimo ritardo facciamo puntare un observer con davanti un notblock, il nostro circuito di attivazione, quello che vogliamo. Ultimo passo, possiamo piazzare tranquillamente qua i pistoni davanti ai pistoni appiccicosi in questa maniera qui e riempire con dei blocchi tutto il resto. E dopo ci mettiamo i blocchi anche davanti, dove verrà spinto il mob, altrimenti uscirebbe dalla conveyor belt stessa in questa maniera. Se la utilizzate per dei mob vi consiglio di mettere dei bottoni in questa posizione qui, in questo modo siamo sicuri che non spawnino i mob mentre questo pistone è esteso e quindi potrebbero cadere fuori. Quindi vediamola già in funzione. E come vedete dovrebbe funzionare correttamente. Come facciamo a verificarlo? Beh, semplicemente prendiamo un fantastico Armo Stand e vediamo se funziona. Ovviamente se lo volete utilizzare per player vi consiglio fortemente di utilizzare un lama per il trasporto, oppure un minecart sopra al sistema di prima, in quanto il player quando viene mosso dai pistoni ogni tanto può andare fuori sincronia fra la parte server e la parte client del gioco. Quindi per questo brevissimo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando sostenete la serie di tutorial e speriamo che Fallen non si arrabbi per questo circuito che ho mostrato senza avere il suo permesso. Vabbè, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao!